Ciao amici, sono Alessia e vi do il benvenuto sul canale di Kaleidoverse.it. È passata una settimana dal mio compleanno, mi sento tutte le ossa rotte e ho solo 23 anni. Molto bene. Come avete passato questa settimana? Siete andati al cinema? Che cosa avete fatto di bello? Raccontatemelo nei commenti. Infatti, prima di iniziare, vi ricordo, come al solito, di attivare la campanellina degli avvisi, iscrivervi al canale, lasciare un commento, un like a fine video se vi va. E poi, sempre se vi va, condividere questo video e tutti gli altri video del canale sui vostri social. Or dunque, miei amici, questa è stata una settimana piuttosto particolare. Perché è stata piuttosto particolare? Smettila, Ale, smettila. Per un motivo molto semplice, perché al cinema praticamente non è uscito niente. O meglio, c'è stata una grande uscita che è Scream, ma che mi sono categoricamente rifiutata di recensire perché a me gli horror non mi piacciono. Lo so, scusatemi, perdonatemi, ma noi, che siamo brava gente, bella gente, ci siamo messi alla ricerca, cioè io mi sono un po' messa alla ricerca e ho visto che su Netflix c'è stata una nuova uscita, passata un po' sotto banco secondo me, ingiustamente direi, perché in realtà è stato veramente un bel film, un film storico. Il titolo è Monaco sull'orlo della guerra. Monaco sull'orlo della guerra è un film del 2021 diretto da Christian Schwoshoff. Oh mio Dio, questo nome è davvero complicato. Io comunque, Ecleto, che è il direttore di Kaleidoverse.it, te lo dico, cioè la prossima volta recensisco un film dei fratelli Vanzina, perché è molto più semplice, io ho veramente dei problemi, c'è la miseria. Questo film è un adattamento del libro di Robert Harris del 2017 dal titolo Monaco. Le riprese di questo film sono iniziate nel 2020 e il film stesso è stato girato tra Liverpool e Monaco. Infatti ritroviamo un cast inglese molto importante, molto bello, davvero tutti molto bravi, eccezionali attori di un certo livello e anche attori tedeschi molto bravi. Nel cast infatti ritroviamo Jeremy Irons, George MacKay, Yannis Nievoner, Sandra Hüller, andiamo sempre peggio, Müller, madonna mia, questo è un po' proprio da stereotipo italiano medio, Ale, dai, su, smettiamo, Ma ora passiamo alla trama. Come già anticipato, questa storia si sviluppa tra Liverpool e Monaco, infatti ci saranno dei momenti a Liverpool e dei momenti a Monaco. Ci troviamo all'attesissima conferenza del 1938 a Monaco, dove le grandi potenze europee si incontrano per firmare un accordo e due amici che vediamo proprio all'inizio della pellicola si ritrovano a lavorare per i due governi opposti. Infatti abbiamo Hugh Leggett che lavora per il governo inglese e Paul Van Hartman che lavora per il governo tedesco. Ma passiamo alla recensione. Rispetto agli altri film storici, questo film pone attenzione su un momento abbastanza circoscritto, infatti si parlerà principalmente della conferenza di Monaco. Quindi sia gli sceneggiatori che il regista che gli attori hanno dovuto mettere l'occhio e l'attenzione su un lasso di tempo breve e non dover lavorare, come capita molto spesso nei film storici, in lassi di tempo veramente ampi. Infatti il film risulta molto curato, anche la stessa colonna sonora ci riporta indietro negli anni 30, gli anni in cui appunto si sviluppa questa storia. La fotografia è ben curata, la recitazione degli attori è estremamente pulita, giusta, bella. D'altra parte il cast è fatto sia da attori giovani promettenti che abbiamo visto già in altri film, sia da attori che hanno un'esperienza sicuramente molto molto più, come dire, grande. Il problema fondamentalmente di questo film è che innanzitutto è un film che dura 2 ore e un quarto quasi e a un certo punto il ritmo inizia a rallentarsi, rivediamo sempre le stesse ambientazioni, sempre la stessa musica. Quasi gli stessi colpi di scena poi non ci sembrano così tanto colpi di scena, perché il ritmo inizia un pochino ad appiattirsi e a rallentare il tutto. Molto bello è il rapporto tra i due, tra Hugh Leggett e Paul Von Hartmann, i due protagonisti del film, quindi
colui che lavora per il governo inglese e colui che lavora per il governo tedesco. Vediamo anche come le idee di questi due ragazzi si evolvono e cambiano, in particolar modo del personaggio di Paul von Hartmann, che prima è un sostenitore di Hitler, per poi cambiare idea a seguito di eventi che lo travolgeranno in prima persona. Tutto sommato è un bel film che parla di un momento storico che io personalmente non conoscevo approfonditamente. Ora non so quanto siano stati rispettati effettivamente i fatti realmente accaduti all'interno di questa pellicola, però tutto sommato qualcosina sicuramente di vero ci sarà ed è molto interessante perché è un evento storico di cui si conosce veramente poco, almeno comunemente. Detto ciò, io vi ringrazio, vi ricordo l'appuntamento di settimana prossima alle ore 15 sul canale di Kaleidoverse. Vi lascio in info box i nostri link per i nostri canali social. Ci trovate sul nostro sito www.kaleidoverse.it dove trovate aggiornamenti, movies, videogame e moltissime altre cose ancora. Ci vediamo venerdì prossimo alle 15 con una nuova recensione. Vi saluto, vi inondo di bacini e buon cinema!